Fase a gironi che ci propone oggi questo match davvero attesissimo. Si attende solo il fischio. Victoria Pilsen che affronta l'Inter. Un saluto agli amici all'ascolto. Buone notizie almeno dal punto di vista del meteo, perché è veramente una serata gradevole, non c'è una nuvola. Con me, come sempre, c'è Lelia Dani che curerà il commento tecnico. Riflettori accesi sulla UEFA Champions League per questa sfida della fase a gironi. Sfida che mette di fronte Victoria Pilsen e Inter. Entrambe le squadre hanno iniziato la propria corsa in questo girone con una falsa partenza. Perdere un'altra partita non è certo la fine del mondo, perché mancano tantissime giornate ancora, ma un'altra sconfitta oggi potrebbe compromettere seriamente la qualificazione. Vediamo se si accontentano di un pari. Io spero di no, anche perché servirebbe a poco. Ecco la formazione della squadra di casa. Per questa sfida hanno scelto una versione piuttosto offensiva del classico 4-5-1, perché gli esterni hanno le caratteristiche e la capacità di andare. A loro il tecnico avrà chiesto una partita di grande sacrificio, Pierre, per dare una mano all'unica punta di ruolo. Inter protagonista di questo match valevole per i gironi di UEFA Champions League. 3 punti in palio per inseguire la qualificazione agli ottavi. Obiettivo sfuggito nella stagione 2019-2020, quando venne eliminata da Barcellona e Dortmund. Un motivo in più per mantenere alta l'attenzione e non rischiare di andare a casa all'alba della competizione. Sarebbe un grosso danno, sia a livello sportivo che a livello economico. Queste le scelte iniziali del tecnico dell'Inter. Difesa composta da Skriniar in coppia con De Vrij. Çalhanoğlu insieme a Barella al centro. E in attacco Lautaro Martinez accanto a Joaquín Correa. Squadre che debuttano ufficialmente dalla fase a gironi di questa UEFA Champions League. Pallonetto, vediamo se c'è il cartellino. Primo giallo del match dopo pochi minuti. Ha fatto capire che non tollererà il gioco duro. Questa ammonizione è anche un invito ai giocatori a darsi una calmata. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso. Occhio a Brozovic. Restituisce bene il pallone. Çalhanoğlu. C'è spazio per il traversone. È in buona posizione. La legge bene e allontana. Lautaro Martinez era dato in gran forma alla vigilia di questa sfida. I tifosi sperano che i gol del Toro possano trascinare la squadra al successo. Giocatore generoso, difficile da marcare perché non dà mai punti di riferimento. Come ogni attaccante vive per il gol, ma è bravo anche a creare spazi con i suoi movimenti. Per la posizione è ottima, vediamo. 1-0 nel primo quarto d'ora. Replay che evidenzia l'intelligente palafiltrante a tagliare la difesa nell'azione del gol. Non ci ha pensato su 2 volte e ha poi infilato il portiere con questa conclusione secca, filo d'erba. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Prova a rubargli il pallone.
Barella. Azione che prosegue, si affacciano nella tre quarti avversaria. Lo vede? Occhio al tiro, Onana dice di no. Çalhanoğlu. Barella. Lautaro. Correa. Sta avanzando Inter, che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del pallone. C'è la rimessa con le mani. Correa. Occhio a Darmian. Possibilità per Lautaro, attenzione. E c'è il gol, aumenta il proprio vantaggio, grande prestazione. Palla che è terminata in rete nonostante il tentativo disperato del portiere. L'ha toccata, ma non quel tanto che bastava per toglierla dalla porta. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Fa su il pallone con un intervento pulito. Lautaro Martinez. Lautaro prova a girare la difesa. Ottima la giocata qui con il recupero. Brozovic. Correa. Miracolo del portiere. C'è spazio per la ripartenza. Cerca di scavalcare la difesa con questo lancio. Prova a far partire il tiro. Che tuffo del portiere! La mette in mezzo. Intercetta il tiro. Ecco il tiro. Respinge il primo tiro. Riescono a recuperare bene. Le statistiche evidenziano il superiore possesso palla dell'Inter. Pierre, non sembrano volersi accontentare. Continuano a spingere per fare altri gol, approfittando di una difesa avversaria tutt'altro che impermeabile. Per quanto visto finora, mi sembra difficile che il risultato possa essere messo in discussione. Grande recupero. Pallone che viene intercettato. Provano a farsi avanti. Azione che sfuma, ottima lettura difensiva. Possono ripartire, attenzione. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Spazio per il cross. Insiste nella sua azione. Çalhanoğlu. Si affida all'antichitaca per far uscire gli avversari. Finiscono col perdere il pallone.
Buono l'1-2. Prova. Dice di no con una super parata. Chance importante dalla bandierina, Pier. I tifosi ci credono, provano a trascinare la squadra al gol. Dimezzerebbero lo svantaggio. Occhio al tocco in mezzo. Intervento del portiere che allontana. Brozovic. Ecco Gosens. Inter che spinge a caccia del gol. C'è spazio per andare. Ecco il tiro. Un colpo da biliardo, il pallone in rete. Replay che evidenzia come diventa determinante la direzione del palo. E così la palla poi va in fondo alla rete. Partita che sembra già decisa, siamo ancora nel primo tempo. Si giocherà ancora per 2 minuti. Buona qui la lettura del difensore. Darmian. Correa. Brozovic. Miracolo del portiere. Gioca vicino. Lottano per il possesso palla. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Punizione severissima. 3-0 dopo i primi 45 minuti. Prestazione fin qui da voto alto per Correa. E se... Bastoni. Çalhanoğlu. Ottimo fin qui il giro palla per rallentare il gioco. Stanno vincendo e vogliono gestirla. Brozovic. Attenzione, pericolo. Dice di no. Tuffo prodigioso. Sicuro il portiere che risponde a questo tentativo dalla distanza. L'appoggia al compagno vicino. Çalha. Buono qui l'intervento del difensore. Sarà fallo laterale. Può metterla in mezzo da lì. La sterzata verso il centro. E c'è il gol. E adesso sono 4 le reti di vantaggio. Questo è il replay del gol. Palla che si è infilata sotto la traversa. Impossibile per il portiere arrivarci. Continuano a regalare grande calcio, gol, e non hanno intenzione di fermarsi. Rimessa con le mani, decisiva la deviazione. Occhio a Brozovic. Çalhanoğlu. Lautaro Martinez. Si inserisce bene e recupera.
possesso che sfuma. Occhio al tentativo in campo aperto. Brozovic. E calcio di punizione, occhio perché è una posizione interessante. Sulla traversa, poi ancora in campo. Non può rimproverarsi nulla sul tentativo di prima, l'aveva messa bene. Il legno si è sostituito al portiere negandogli il gol. Intercetta bene qui nella tre quarti avversaria. Occhio a Dzeko. Conclusione da posizione ravvicinata che non entra. Il margine d'errore era minimo, avrebbe dovuto combinare qualcosa di meglio da lì. È in buona posizione. Posizione ideale. Può metterla in mezzo da lì. Palla buona, vediamo se riesce a liberarsi. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Possono colpire di rimessa. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. Gosens. L'arbitro ferma tutto e assegna un calcio di punizione alla difesa. Questione di centimetri, ma era in offside. Attento l'assistente. Non era una chiamata facile. Edin Dzeko. Prova un pallone lungo. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Entrambi gli allenatori mandano in campo forze fresche. Mkhitaryan. Suggerimenti in area. C'è lo spazio per il centro. Passaggio intercettato. Occhio alla ripartenza. Possono sfruttare la ripartenza. Ripartenza che non va a buon fine e difesa che recupera il pallone. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Occhio a Brozovic. Occhio alla verticalizzazione. Dzeko a metri per andare per il cross. Fischia l'arbitro ed è dunque fuori gioco. Stavolta la tattica di giocare in linea con i difensori non ha pagato, Pier. Quando ho capito di essere oltre la linea avversaria era tardi. C'è il cambio dunque. Brozovic. Nuovamente Mkhitaryan. Occhio a Dzeko. C'è la respinta del portiere. Occhio, l'azione non è finita. Pallone che viene allontanato. Poteva essere un'azione pericolosa. C'è la possibilità della ripartenza. Palla interessante. E c'è il gol. Accorciano le distanze. Forse un po' troppo tardi. Questo replay del gol, l'ha appoggiata praticamente in rete da pochi passi. Il portiere poteva farci ben poco.
con questo gol siamo adesso sul risultato di 4-1. Occhio all'accelerazione. Dzeko. E c'è il gol e adesso sono 4 le reti di vantaggio. La regia ci ripropone qui il gol. Il pallone messo in mezzo davvero troppo invitante. Bravo Dzeko, molto bravo a mettere il corpo tra lui e il difensore per difendere palle e battere il portiere. Potenza e tecnica insieme. Un altro gol dunque e adesso il punteggio è sul 5-1. Pallone regalato. Può andare. Può colpire da lì. Intervento fondamentale, ha evitato che il pallone entrasse. Possono ripartire in contropiede. L'arbitro ha segnato. 3 minuti di recupero. Può metterla in mezzo. Occhio a Dzeko. Occhio a Darmian. Dzeko. Entrata decisa. Occhio a Mkhitaryan. Ci si aspettava certamente una prestazione diversa da loro oggi. La sconfitta macchia il loro esordio in UEFA Champions League e rischia di avere qualche strascico di troppo. Bisogna però anche aggiungere che siamo a inizio stagione, le squadre devono mettere ancora benzina nel motore, possono senz'altro recuperare nelle prossime giornate. Lautaro Martinez era tra i più attesi e se l'è cavata alla grande. Ha dimostrato di avere l'argento vivo addosso, Pierre.